Mio figlio vive questa vicenda da quando ha 2 anni e mezzo. Naturalmente è un bambino che sta crescendo, è un bambino molto sveglio, forse anche abbastanza più grande della sua età proprio per il vissuto. E gli ho spiegato che c'è un giudice che deve decidere sulla sua vita e che non è detto che questa decisione possa rispettare i suoi desideri. Questo gliel'ho dovuto spiegare anche perché, diciamo, a parte che mi è stato sempre detto, e sinceramente è una cosa che anche condivido, che comunque ai bambini bisogna dirgli la verità dei fatti, non nasconderglielo, perché poi succede qualcosa e credo sia peggio trovarsi impreparati, ma naturalmente bisogna usare le dovute maniere, perché non neanche si può terrorizzare, diciamo, ulteriormente. Ma anche perché quando lui è stato ascoltato in audizione protetta dal giudice, la psicologa appunto che l'ha ascoltato gli aveva garantito a mio figlio che nessuno lo avrebbe portato via da me e dalla sua famiglia, perché lui glielo aveva chiesto disperatamente. E quindi, diciamo, a seguito di questa promessa, io oggi invece mi sono nuovamente dovuta trovare l'ingrato compito di spiegare a un bambino di soli 9 anni che la sua mamma forse non può tutto come lui pensa, no? Laura Massaro è la nostra mamma coraggio di oggi, è madre di un bambino di 9 anni e ogni lunedì mattina la troverete davanti al tribunale dei minori in un presidio permanente che spesso fa da sola o con sua madre o con chi la sostiene. Laura, perché questo presidio? Che cosa è successo nella tua vita? Questo presidio avviene per, diciamo così, portare attenzione sulla vicenda giudiziaria che riguarda principalmente mio figlio e conseguentemente me, perché a seguito di una appunto causa di separazione e quindi di affidamento, di regolamentazione di affidamento di mio figlio, nel 2015 è stato presentato un ricorso per la decadenza della potestà genitoriale nei miei confronti da parte del padre di mio figlio, e quindi noi siamo diciamo in carico al Tribunale dei Minorenni da allora. E mio figlio è affidato dal 2014, quindi già dal primo grado, presso il Tribunale Civile Ordinario di Roma, ai servizi sociali che quindi monitorano questa situazione, affidato ai servizi perché hanno ovviamente ritenuto una, diciamo così, la nostra una situazione di alta conflittualità, e quindi non considerando ovviamente quella che era una situazione di violenza nei miei confronti pregressa. E quindi da questo ricorso per decadenza è iniziato il procedimento presso il Tribunale dei Minorenni. In questi anni il monitoraggio dei servizi sociali non ha rilevato alcuna diciamo carenza per quanto riguarda la mia persona, diciamo, neanche come mamma. Tuttavia, incredibilmente, nell'aprile del 2018 la giudice che seguiva il nostro caso decide di disporre una CTU. Quindi, diciamo, il mio presidio dinanzi al tribunale nasce nel novembre del 2018, è iniziato allora, a seguito della redazione da parte di questa psicologa incaricata dal tribunale di fare queste valutazioni psicologiche, che mi accusa fondamentalmente, e direi unicamente, di alienazione genitoriale. La famosa PAS o ex PAS, dipende, insomma, a varie nomenclature, diciamo. E ho iniziato questa sorta di protesta, diciamo,
pubblica, se vogliamo, perché la situazione che si era venuta a creare durante il corso delle operazioni cosiddette peritali, ovvero delle indagini che questa psicologa incaricata dal tribunale aveva iniziato a fare, una situazione di totale squilibrio a mio danno, e tanto che noi con i legali abbiamo proposto, diciamo, una ricusazione in sede civile di questa psicologa proprio per gli esiti di questa perizia. Ma abbiamo anche presentato una querela alla Procura della Repubblica e c'è un procedimento pendente. Cosa succede? Che in pratica durante queste indagini veniamo ascoltati un po' tutti quanti, anche diciamo i nonni, e viene interrogato mio figlio, gli vengono somministrati dei test. In realtà tutta questa consulenza tecnica si è basata esclusivamente fin da principio sulla ricerca veramente spasmodica della presenza di questa alienazione genitoriale. Questo, ripeto, in totale contrasto con tutto quello che era stato rilevato in precedenza dagli operatori che via via negli anni si sono interfacciati nella nostra vicenda, perché comunque tutti hanno sempre riconosciuto mio figlio come un bambino assolutamente normale, sereno, tranquillo, insomma ben educato e ben cresciuto. E il bambino è stato anche ascoltato in audizione protetta dal giudice, quindi ha espresso, diciamo così, le sue paure e le sue volontà rispetto a quella che era la situazione. Il tutto nasce ovviamente da un rifiuto e da una paura che il bambino manifesta da anni nei confronti del padre, e fin da subito, dall'inizio di questo procedimento, invece di indagare, diciamo, i comportamenti, anche se vogliamo, dell'altro genitore, il tutto si è immediatamente, proprio basandosi da subito su questa alienazione genitoriale, l'indagine si è concentrata quasi esclusivamente su me e su mio figlio. Quando io mi sono ritrovata tra le mani la relazione della psicologa, ho visto che le risultanze erano un immediato allontanamento di mio figlio dalla sua casa e dalla sua famiglia, quindi da me, prelevato con la forza pubblica, alla presenza, si presuppone, di un'ambulanza, per essere collocato in una struttura protetta, ovvero in una casa famiglia, per essere poi, diciamo così, resettato, così dicono, diciamo, i sostenitori dell'alienazione genitoriale, quindi scollegato completamente da tutta la sua vita precedente, per essere poi successivamente, dopo un periodo di minimo 3 mesi fino a 6 mesi o quanto ritenuto necessario, affidato al padre in via super esclusiva. Ovviamente io in tutto ciò decadevo completamente dalla responsabilità genitoriale e non avrei più potuto avere contatti con mio figlio né in forma protetta ma neanche telefonici, ecco, quindi non lo avrei né più visto né più sentito. A nulla è valso aver in questi anni anche fatto presente e diciamo depositato in tribunale le cartelle cliniche e la documentazione medica attestante il fatto che mio figlio comunque ha avuto nel 2014 una grave patologia autoimmune e che ancora oggi, insomma, ne porta conseguenze. Mio figlio è un bambino iperteso e annualmente fa dei hospital in un ospedale pubblico e prende un farmaco quotidianamente, perché mi è stato detto che i gravi abusi che io stavo perpetrando su mio figlio erano ben più gravi dello stato di salute. E secondo la psicologa, il fatto che mio figlio manifesti rifiuto e paura proprio a rapportarsi con il padre anche in incontri protetti, perché la Corte d'Appello ha stabilito incontri protetti padre-figlio che nel tempo le assistenti sociali incaricate di volta in volta, ne abbiamo avuta più di una, hanno deciso perfino di diminuire di frequenza, in realtà la psicologa l'ha attribuiti a un mio presunto costante e sistematico lavaggio del cervello che io farei a mio figlio.
E naturalmente a nulla è valso portare prove del fatto che questo ovviamente non si verifica, e né è valso il fatto che mio figlio abbia spiegato le motivazioni di questo suo rifiuto. E pertanto ecco, diciamo, l'abuso di cui la psicologa ha parlato è, diciamo, fondamentalmente questo, una sorta appunto di veramente violenza psicologica che lei ha paragonato per la gravità che ha riscontrato addirittura a un abuso fisico o sessuale. Ora, io ho deciso di rendere pubblica la mia vicenda perché in 6 anni di procedimento io ho iniziato l'iter giudiziario nelle varie fasi dal 2013 e dal 2013 io, mio figlio, ma la mia famiglia tutta siamo coinvolti in siamo invischiati, direi, in un procedimento che sembra senza fine, che ha dell'incredibile perché fondamentalmente, ripeto, nei miei confronti, nonostante appunto il costante monitoraggio dei servizi, nessuna problematica è stata mai riscontrata, anzi ci sono dichiarazioni dei servizi dove appunto dicono che assolutamente il bambino non deve essere allontanato perché sarebbe un grave danno e ti dirò di più, c'è anche un decreto della precedente giudice dove c'è scritto questo, cioè che l'allontanare il bambino dalla mamma e dal suo ambiente familiare sarebbe un gravissimo trauma perché il bambino ha un forte legame ed anche, diciamo, continuare a costringerlo ad incontri con il padre che lui rifiuta, manifestando veramente ansia e paura, non potrebbe far altro che, diciamo, incancrenire questo rifiuto. Improvvisamente, però, ripeto, senza motivazioni o senza che fosse successo nulla di diverso rispetto al periodo precedente, si decide di disporre questa CTU. E quindi io ho deciso di fare questa protesta perché in questi anni ho fatto veramente tutto quello che l'organo giudiziario mi richiedeva. Ho rispettato i decreti, le sentenze, le disposizioni dei servizi sociali, mi sono sottoposta a sostegno alla genitorialità, a volte anche a pagamento. Ho portato mio figlio da psicologi che loro mi indicavano. Ho fatto veramente tutto quello che mi è stato richiesto, compreso purtroppo ritirare delle denunce nei confronti del padre di mio figlio perché mi era stato detto che questo sarebbe servito ad abbassare, ripeto, quello che loro chiamano conflitto piuttosto che violenza, e per cui sono arrivata a fare anche questo. Dopodiché io sono stata lasciata completamente scoperta. Tra l'altro, nelle more di tutto questo iter, l'assistente sociale mi aveva inizio 2018 segnalato al centro antiviolenza della mia zona, dove ancora oggi io comunque sono seguita, e c'è in atto una relazione del centro antiviolenza. Abbiamo depositato, ripeto, tutto il materiale ospedaliero, nonché una relazione medico-legale sullo stato di salute di mio figlio e sulle conseguenze che un allontanamento coatto potrebbe avere sulla sua salute psicofisica, delle ripercussioni gravissime. E ad oggi purtroppo sembra che tutto questo sia rimasto inascoltato.